un intervento preciso e mirato alle nuove povertà, cioè tutte quelle persone che vivono una situazione di disagio causata dalla recente crisi economica e persone che hanno ancora forte il senso della dignità, il senso della vergogna è ancora molto forte. Allora abbiamo scelto di fare il ristorante sociale, non una mensa dei poveri, dove le persone vengono accolte in un ambiente elegante, vengono servite a tavola e vengono servite da voi volontari dell'associazione che poi pranzano. Una persona che viene dall'esterno difficilmente riconosce il cosiddetto utente dagli operatori dell'associazione. Tutto realizzato con una proposta di welfare a costo zero. Le cucine ci sono state donate con un finanziamento 8 per 1000 dalla Chiesa Valdese e tutto il resto da imprenditori locali che hanno messo a disposizione dell'associazione materiali e personale qualificato che sono riusciti a realizzare un intervento molto molto preciso ed elegante soprattutto. I locali che avete visitato ne parlano chiaro, il buon gusto è alla base di tutto, ma soprattutto l'accoglienza alle persone. Poi ci sono tantissimi sponsor che permettono di erogare pranzi al costo simbolico di un euro, quindi grossissime industrie alimentari sono un po' riassunte nel pannello alle spalle, ma ce ne sono tantissime altre. Il senso di solidarietà e di accoglienza dei salernitani è storico, è grandissimo. Noi siamo anche impegnati negli sbarchi, nell'operazione Frontex e prima nell'operazione Mare Nostrum, quindi facciamo l'accoglienza ai minori non accompagnati per le prime 72 ore. Interventi gratuiti che facciamo su richiesta espressa dell'assessorato alle politiche sociali, assessorato che ha permesso la realizzazione di questo spazio perché donandoci i locali qui che vedete. Si accede al ristorante attraverso i soliti canali, l'ISEE eccetera eccetera, vogliamo che il territorio si impegni e quindi abbiamo distribuito delle tessere che permettono alle persone di accedere a 90 pranzi da noi, perché è un intervento non assistenzialistico ma di vicinanza a un momento di difficoltà. Le tessere sono distribuite dai medici di base, dai parroci, dalle associazioni, cioè ci serve che qualcuno ci faccia da garante dello stato di indigenza della persona che viene accolto, solo questo, non abbiamo bisogno di certificazioni. È un'iniziativa molto bella da applaudire, da sostenere, perché abbiamo un grande bisogno di solidarietà, abbiamo bisogno di gesti concreti che aiutino chi ha più bisogno. Poi naturalmente dobbiamo fare in modo che le istituzioni, chi ha la responsabilità di governare, di amministrare, faccia la propria parte, ma questo risultato o il risultato di migliorare queste condizioni le si può ottenere solo se c'è questa collaborazione, se insieme a ciò che fa la collettività, la comunità locale si affianca a quello che fa l'istituzione. Questo è un bellissimo esempio, io sono qui anche proprio per testimoniare della vicinanza a queste organizzazioni di volontariato, di associazionismo, alle organizzazioni sociali che danno questo meraviglioso esempio.